Radio Esercito presenta Radio Chat. Personaggi famosi ai microfoni di Radio Esercito. Radio Chat. Solo su Radio Esercito. Oggi con Giulia e Marco Gubetti, caporedattore di Radio Esercito, un autentico monumento del calcio mondiale, classe 1978, Gianluigi Buffon. Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ciao Gigi, buongiorno. Grazie per essere qui con noi, grazie. È un grande piacere. Bene, Gigi, hai una valanga di titoli vinti con il club e con la nazionale, oltre ovviamente ad una fila lunghissima di record personali. Basti dire solo 706 le presenze in Serie A e 176 per la nazionale. Ovviamente un altro numero importante sono anche i 25 anni di carriera professionista iniziata nel Parma e che prosegue ancora oggi, insomma, cioè... Complimenti. Sono dei buoni risultati, diciamo, anche le notte, diciamo, d'argento con le quali che ho festeggiato qualche domenica fa con il calcio, insomma, sono un risultato che sicuramente mi rende orgoglioso, anche perché, insomma, avere a che fare con diciamo con un compagno come il calcio e durare e conviverci per 25 anni non è semplice, ve l'assicuro. Però lasciami dire che un po' è anche secondo me il DNA, ovviamente ci hai messo anche il tuo, però è anche un DNA molto importante, tua mamma, le tue sorelle, la tua famiglia. Beh, sì, io sicuramente provengo da una famiglia di ultra sportivi e polisportivi, perché alla fine i miei genitori tutti e due hanno fatto atletica, anche rappresentando anche la nazionale, le mie sorelle hanno giocato a pallavolo rappresentando anche loro la nazionale, ho avuto mio zio che ha giocato nel Cantù di basket in Serie A, ho avuto Moisè che era un mio prozio che è stato capitano della nazionale di pallavolo, insomma Lorenzo Buffon che era il cugino di mio padre, era stato il portiere della nazionale italiana Milan-Inter, insomma, per cui sicuramente qualcosina io credo che i geni mi abbiano dato, almeno per l'abbrivio. Poi come dico sempre, penso che dai 30 e passa anni in su ci ho messo veramente qualcosa, ci ho messo tanto anch'io, ecco. Ti volevo chiedere questo, Gigi, ma dopo tanti anni, tantissime soddisfazioni, credo che tu possa dire di aver raggiunto tutti gli obiettivi che un ragazzino sogna, no? Quando comincia a dare calcio a un pallone. Ecco, la mia curiosità è come fai ad avere ancora la spinta, la grinta per impegnarti ogni mattina andando al campo di allenamento, metterti in gioco con l'allenatore, con i compagni? Cioè, c'è un segreto, come fai? Ma detta proprio francamente, i segreti secondo me sono pochi. Il primo è sicuramente metterti nelle condizioni di stare bene e performare bene, cioè stare bene fisicamente e con la testa. E in questa cosa qua, devo dire, in questi ultimi 10 anni ho dato veramente una svolta personale. E la seconda cosa, sicuramente non meno importante, è riuscire sempre a darsi e a crearsi degli obiettivi che ti magari anche irraggiungibili, possono rimanere utopie, che però ti diano la motivazione per lavorare, ti diano la motivazione per stare lì, diciamo, sul fronte a spendere tempo per un qualcosa che magari non arriverà mai. Però quindi un sogno, è il sogno che ti aiuta, insomma. Sicuramente, sì. E la terza è divertirsi. E io devo dire, mi sto divertendo tantissimo. Ok. Senti, facciamo un passo indietro, anzi, parecchi passi indietro. Una cosa, siccome io sono più anziano di te, ti ho visto veramente all'esordio. Volevo chiederti, perché ho seguito tante tue interviste, ma non mi ricordo di aver sentito che ti hanno chiesto questo. Insomma, chi consideri il tuo maestro? Cioè, chi è che ha creduto in te all'inizio, che ti ha permesso di mettere le basi per diventare il campione enorme che sei diventato, che sei ancora oggi? A me verrebbe in mente Nevio Scala, ma non so se è stato lui. Ci puoi Guarda, dire? Guarda, io ti dico la verità, il mio padre, diciamo, putativo, diciamo, la persona che in un nanosecondo ha diradato ogni tipo di dubbio e nuvola e
e ha detto: questo ragazzo è da comprare immediatamente, non dovete neanche farlo uscire dal centro sportivo a Parma a fare un provino. Fu Hermes Fulgoni, che era poi l'allenatore dei portieri che ho avuto nel settore giovanile, e poi dopo ognuno ha preso la propria strada, lui è andato a allenare altre squadre e compagnia bella. Però devo dire, è stato il primo in assoluto che io stavo andando al Milan, andai a Parma a fare un provino da ragazzo, giusto per non essere scortese, però la mia testa era proprio già di andare a Milanello. E andare quella giornata lì, lui mi vide e al direttore sportivo ha detto: no, sto qua ragazzi, se lo fate andare via siete dei pazzi. E lui giustamente dice: ma lui sta già andando al Milan, inventatevi qualcosa per farlo rimanere. E devo dire che una delle motivazioni per la quale andai a Parma fu proprio lui, perché era una persona che trasmetteva un entusiasmo, una voglia di apprendere, di giocare, che me l'hanno trasmessa in pochi nella mia vita. E devo dire, era anche il primo che, mettendomi in difficoltà quando avevo 14 anni, 15 anni, veniva qualcuno a vedere l'allenamento, immediatamente diceva: quello là, tempo 5 anni, gioca in Serie A in nazionale. E io sinceramente la cosa che chiaramente mi inorgogliva, però mi metteva anche a disagio, perché chiaramente non avevo la percezione di quello che sarei potuto diventare e di cos'ero realmente, ecco. E allora voglio proprio parlare delle tue sensazioni e più che altro dei ricordi. Vorrei sapere, fra tutte le tue vittorie di squadra e quelle personali, qual è quella che ti è rimasta più nel cuore e quella a cui tieni di più? Ma a me è rimasto nel cuore sicuramente il primo scudetto di questa lunga serie. Quello è stato quello che è stato, diciamo, come la chiusura di un cerchio, no? L'essere rimasto alla Juve dopo il Mondiale in Serie B era proprio per poi riuscire di nuovo ad imporsi nel campionato italiano e poi chiaramente, essendo un ambizioso, anche nel campionato, diciamo, europeo, e quindi una Coppa Campioni, certo. Una Coppa Campioni, quello diciamo è riuscito meno, anche se se siamo di nuovo tornati una squadra che si fa rispettare, questo è già un passo in avanti rispetto a dove partivamo. Però quello lì è stato veramente lo scudetto inaspettato, è stato lo scudetto di tanta energia, tanto sudore, tante sofferenze, tanta passione, ed è stata la chiusura di un cerchio, via. Senti, io invece mi sarei aspettato che tu citassi la vittoria del Mondiale nel 2006, no? No, quella nazionale sicuramente, beh certo, quello è senza dubbio. Io parlavo, diciamo, in ambito... No, certo, invece volevo riportarti lì, perché sicuramente te l'avranno chiesto varie volte, ma volevo chiedertelo anche in questa occasione. Quale consideri sia stata la ricetta, il segreto che vi ha portato quell'anno lì ad essere più forti di tutti, anche di quella Francia che era molto forte, della Germania? Sì. Ma guarda, premetto, visto la mia dimenticanza, che il Mondiale... credo che sia per tutti i giocatori il traguardo più bello, più entusiasmante e più emozionante che uno possa mai raggiungere. Ecco, per cui partendo da questa considerazione che ritengo, diciamo, scontata, dico che noi non siamo stati i più forti, ma siamo stati i più bravi sicuramente in quel Mondiale. Perché secondo me c'erano delle squadre superiori a noi, come è capitato spesso, perché alla fine l'Italia è sempre stata una squadra che nessuno voleva mai incontrare, però nei valori individuali e di squadra obiettivamente non siamo mai stati i primi della classe, siamo sempre stati gli outsider, quelli che potevano vincere. E in quel caso lì io credo che sia stato fatto un grande miracolo sportivo da parte dell'allenatore, da parte di noi giocatori, da parte di tutta la spedizione che è andata in Germania, ecco, perché eravamo una squadra veramente forte, ma non la più forte. Poi, diciamo, vivendo insieme, riuscendo a trovare una comunità di intenti, una comunione di intenti, una grande solidità, una grande fratellanza, ecco, c'era un legame che era un qualcosa che andava al di là ed era molto più profondo dell'essere semplici compagni di squadra.
Senti, ora invece io voglio parlare un po' della cosa attuale, nel senso, come stai vivendo il calcio o comunque il fatto dello stadio vuoto, il silenzio che si crea durante una partita ora che gli stadi non hanno più una determinata, no, situazione? Cioè, beh, vedi, questi sono i bicchieri mezzi pieni o mezzi vuoti, a seconda di come li vuoi vedere, no? Perché chiaramente inizialmente dici, Madonna, ho quasi 43 anni, mi tocca convivere con una situazione simile, smetto di giocare, no? Perché veramente giocare anche senza pubblico è un qualcosa di alienante che sicuramente non stimola, no? E non ti dà quelle emozioni che merita il gioco del calcio. E invece io immediatamente sposto la cosa, sposto lo sguardo e lo metto sul bicchiere mezzo pieno. E qual è la mia idea? Dai Gigione, continuiamo a allenarci, fare bene così, perché voglio fare delle partite di nuovo quando lo stadio sarà pieno, no? E quindi questo è il mio modo di ragionare, capito? E sono le cose che mi danno chiaramente la motivazione, la voglia, l'energia, l'entusiasmo per proseguire. È un ottimo messaggio che in questo momento grazie di averci lasciato, perché veramente ci dà la parte propositiva e positiva in questa situazione. Ma allora senti, a questo punto entro io, perché dimmi, tra 5 anni Buffon a questo punto come si vede? Ancora in campo? Su una panchina? Un giacca e cravatta a ricoprire qualche ruolo? Ma guarda, io ti dico la verità, ogni tanto faccio delle riflessioni con le persone più vicine, quindi i miei genitori, mia moglie, ma anche con i miei figli, scherzo ormai perché mi posso permettere di scherzare con loro perché incominciano a essere grandicelli e tutto, e dico, io non ho idea di quello che farò, ma non è un qualcosa che mi condiziona negativamente. Io vivo in questo momento il presente, e il presente mi dice che sono felice in questa situazione oggi. Se domani non dovessi più esserlo o non fossi più in grado, diciamo, di poter far bene questo lavoro, sicuramente smetterei un secondo dopo, appena lo capisco. Ma adesso devo dire sono felice così, e sono felice della vita che sto conducendo, e questo è poi l'aspetto secondo me più importante che fa sì che io prosegua. E allora, parlando di felicità, ti vogliamo chiedere una canzone che adesso per te magari ha rappresentato il tuo esordio calcistico e che vuoi lasciare qui ai microfoni di Radio Esercito. Ma sicuramente devo dire, sono un ragazzo fortunato di Jovanotti, era una dei miei cavalli di battaglia dell'epoca, ecco, che la sentivo impersonificata, ecco, perché obiettivamente al di là di tutto ho la lucidità mentale di sapere che nella mia vita sono stato fortunato. Bene, allora noi ti ringraziamo. Grazie di averci mille, lasciato questa parte di te, questo tuo ricordo qui ai microfoni di Radio Esercito con Giulia e Marco. E allora grazie Gigi Buffon. Grazie di essere stato con noi. A voi, arrivederci, salve. Ciao. Radio Chat. Solo su Radio Esercito.